Grazie. Scusate l'introduzione molto spettacolare, ma quelli come me sono abituati sempre alla sigla e all'entrata. Grazie a tutti per essere qui, anche da parte mia. Grazie. Allora, ringrazio anche Riccardo Vitazza perché mi ha ricordato che siamo al Forum di Assago, perché dopo tanti concerti si fa confusione anche per i posti in cui si va e in cui si attua. Io tanti anni fa facevo i concerti negli stadi e avevo la buona abitudine di dire benvenuti sotto questo cielo e dicevo la città. E una sera ho detto benvenuti a tutti sotto questo cielo di Taranto, però il fatto è che eravamo a Lecce e sentii dal pubblico alzarsi un digrigno di denti molto ostile, e quindi da quel giorno ho cercato di memorizzare meglio, il meglio possibile, dove si fosse, no? In questa routine dei concerti in cui tutto un po' si assomiglia, almeno nella vita extra palco, perché gli alberghi sono più o meno quelli, i rituali sono quelli, la disciplina è la stessa. E questa storia io mi sono accorto che dura da un bel po' di anni, perché nel 1964, non ancora tredicenne, io ho salito i primi gradini di un palco. Era per un festival piccolissimo di voci nuove a Centocelle, un quartiere della periferia di Roma, si chiamava Festival di Voci Nuove di San Felice da Cantalice, che già il nome diceva tutto, insomma Cantalice già era dentro il nostro modo, il nostro mood di essere. E da allora, se facciamo il conto, sono passati 60 anni. Io quest'anno celebro 55 anni di carriera, diciamo, perché il mio primo disco è del 1969, però per la verità la mia vita musicale compie 60 anni. Ed è stata ogni volta una sorta di esperienza, di gara, in fondo anche la parola concerto significa questo, no? Sapete, l'estrazione etimologica è in fondo dire facciamo una gara insieme, un'impresa insieme. E io ne ho fatte tanto, ho avuto questo privilegio, questa fortuna, questa occasione nella vita, perché in casa mia nessuno faceva il cantante, nessuno faceva il musicista, quindi mi ritrovai su questo piccolo palchetto per caso. Era proprio una sfida con il mio compagno di giochi a vedere chi sarebbe arrivato prima nella graduatoria. E alla fine è diventata la mia vita stessa, insomma, un caso della vita che diventa per caso la vita intera. E allora, dopo il debutto di Pesaro, volevo vedere come stavo, se eravamo tutti in buona salute. Questo è il concerto, è lo spettacolo migliore che io sono riuscito a portare in tutti questi anni nelle arene, indoor e outdoor, all'aperto e al chiuso. Di primati ne ho conseguiti tanti, ne vado fiero. Prima non ci facevo caso, facevo anche un po' lo snob o il finto modesto, però in effetti tante cose le ho fatte per primo. Addirittura l'album più venduto della storia del mercato italiano è un album che mi appartiene e che si chiama La vita è adesso. E ho pensato che la vita è appunto adesso. Tante volte ho pensato sempre al dopo e mai tanto allora. E allora vi dico che cosa ho deciso di fare. Mi sento di aver tagliato il traguardo di questi 60 anni, di questa bella gara, di questa bella impresa, e ho deciso di concedermi il giro d'onore, di chiudere questa bellissima storia umana, musicale, umana per me, insomma, per quello che mi riguarda, per tutte le soddisfazioni e le curve in alto e in basso che mi ha concesso. Spesso sono stati successi, qualche volta un successo minore, meno sperato, però quando sapevo che forse non ero nel modo giusto, mi sono ritirato io. A volte sono stato 3-4 anni senza fare dischi, senza fare concerti. Adesso che il tempo ce n'è un po' meno, ho affrettato i passi e mi sento di dire una cosa. Mi ricordo una cosa che diceva mio padre, che dal ring si scende sempre e si cerca di scendere quando si è vincenti.
quando si diventa dei pugili suonati. Ora io vorrei restare più che suonato un suonatore, sempre, il più possibile. E allora chiamo il mio giro d'onore, chiamo Mille Giorni, vorrei cantare e suonare ancora per mille giorni ancora, mille giorni in più, e concedermi quello che fanno a volte proprio gli sportivi, vi dicevo, no? Che è un po' un'impresa, una sfida, quel giro in cui rallenti un po' e finalmente passi tra le persone, e così a goderti l'ultimo applauso, a goderti il fatto che insieme a tante di quelle persone hai costruito questo cammino, questa strada. Per cui, grosso modo, insomma, terminerò la mia attività e cercherò di essere di parola, insomma, anche di arrivarci più che altro, quindi ce la metterò tutta, entro il 2026, facendo una serie di progetti, mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri, nel senso che ognuno di questi poi non verrà chiaramente ripetuto. Questo perché gli anglosassoni il giro d'onore lo chiamano anche il giro della vittoria, insomma, no? Io mi sento di dovere tanto al destino, alla sorte, a tutte le persone che mi hanno accompagnato, e quindi insomma, mi piacerebbe godermi veramente senza affanni, con un ritmo più rilassato, questo periodo, questi mille giorni miei e spero di tante altre persone. Mille giorni, però molto gentile. Ho voluto comunicarlo, ci abbiamo pensato, ci ho pensato anch'io, mi sembrava che chiamarvi, no, a una cosa del genere fosse un pochino presuntuoso, in fondo ci possono essere altri sistemi per comunicare specialmente al pubblico che è, diciamo, il vero diretto interessato di un messaggio, di un annuncio di questo tipo. Però io sono vecchia maniera, insomma, preferisco, ho vissuto tutta la mia esperienza, la mia corsa professionale insieme a giornalisti e critici. Ce ne sono stati alcuni nel tempo che adesso non vedo più perché poverini non hanno la stessa stamina mia, ma la stessa resistenza. Però mi hanno accompagnato nel tempo, io ho sempre rispettato il loro lavoro, devo dire anche quando mi dispiaceva magari il parere critico, ma d'altronde in Italia troppo, molto spesso il critico e il giornalista sono la stessa persona, che è una strana forma di rapporto, perché magari con alcuni sei anche rapporti di amicizia, di frequentazione, quindi nello stesso momento in cui uno ti chiede qualcosa e ti fa l'intervista, subito dopo poi diventa anche il recensore della tua performance spettacolare, che è molto curioso. Però ecco, ho preferito che i primi, insomma, portatori di questa, così, di questa mia scelta, il fatto di concedermi questo congedo definitivo, fossero proprio degli addetti ai lavori, e poi insomma che arrivasse questa storia, questa decisione al cosiddetto auditorio, insomma, che poi è il mio primo indirizzo, è stato l'unico vero mio capo ufficio, insomma, le uniche cose che ho fatto qualche volta obbedendo a qualcuno è stato nei confronti del pubblico. Ecco Claudio, a tal proposito siamo tutti ovviamente emozionati e cominciamo con le domande. E contestualmente le mie collaboratrici vi danno la cartella stampa e il primo che si era prenotato, se non erro, Paolo Giordano. Eccomi, sono qua. Ciao. Sono giornalista e recensore nello stesso tempo. Vedo un po' di commozione, un po' ce l'ho anch'io, penso che ce l'abbiamo anche noi. Ti chiedo, questi giri d'onore che chi e ci aspettano, che cosa saranno? Saranno tournée, saranno, che ne so, Festival di Sanremo, saranno un programma televisivo? Che cosa c'è all'orizzonte, insomma? I progetti ce ne sono alcuni, non saranno tantissimi perché chiaramente lo spazio temporale non è così grande. Per esempio, a tutto cuore, questa esperienza che è iniziata a Roma, al Foro Italico, che abbiamo portato per 15 eventi in giro e che adesso per altri 25 sarà nelle arene al coperto, questa sera, diciamo, è dopo il debutto di Pesaro, è in effetti il primo concerto. Ecco, io li sto dividendo proprio per tipologia,
questo è in assoluto, credo, lo spettacolo, l'opera, diciamo, che io amo chiamare un po' teatro totale, teatro integrale, dove insieme si mettono diverse discipline, che meglio ci è riuscita. Ne ho fatte diverse, ma questa è sicuramente la più potente, la più rilevante, anche la più narrativa. Dietro alla Tutto Cuore, che è un po' sempre stato forse il ritmo incessante di questo andare, però i due sottotitoli sono Lo spazio e il tempo, e d'altronde con questi ci siamo sempre misurati. Quindi in questo tempo ci saranno 4-5 progetti più lunghi e qualche exploit. Su Sanremo non lo so, io sono stato due volte ospite e due volte anche colpevole integrale del festival, factotum, e direttore, dittatore e dirottatore artistico. Una cosa di sicura, della quale sono certo, dunque Sanremo nasceva il giorno in cui nascevo anch'io, hanno voluto così battezzarmi con questa manifestazione nel 51, temo però che Sanremo mi resisterà, quindi temo che io smetterò prima di Sanremo. Bene, facciamo le domande un po' alternate, diciamo lato A e lato B, lato A, Nico Don Vito. Eccoci qua Claudio. Sempre a proposito di questo ultimo giro, queste date nelle arene indoor saranno effettivamente le ultime tappe, l'ultimo atto nelle arene, o hai in mente qualcosa anche per quest'estate? Grazie mille. Nelle arene questo è l'ultimo atto, nelle arene al coperto sicuramente, perché lo spazio lo abbiamo integrato mutuandolo dall'esperienza all'esterno. È stata sempre una cura, per questo dico che non solo l'addio, insomma, appunto a questi, per ogni progetto sarà anche relegato e dedicato anche agli ambienti, perché in ogni occasione, insomma, quasi sempre, e a volte con maggiore successo, a volte meno, però io ho cercato di entrare negli spazi con uno spettacolo diverso, quindi di costruire, progettare, ideare, inventare qualcosa che fosse consono allo spazio stesso. Quindi questi sì, sono gli ultimi di questo. Questo è un giro d'onore iniziato un pochino prima, diciamo, su una decisione che già stavo valutando, ma che adesso confermo. Bene, Fabio Ricci, alla tua sinistra. Claudio, ciao, va. Buongiorno. Ti suggerisco un titolo, tanto che ci siamo, da poter usare: Mille giorni di me e voi, potrebbe essere mica male. Questo per dire che sei stato molto amato, molto, tanto, tanto, tanto amato dal tuo pubblico. Ti sei chiesto perché? Perché ho un pubblico di buon gusto. Perché ognuno c'è il pubblico che si merita. No, non lo so. Io penso che, cioè non lo so, insomma, penso di... Non ho fatto sempre bene, lo so, tante volte sono sceso dai palchi e ho anche terminato magari qualche album non completamente soddisfatto. Vi dicevo, vi parlavo della vita adesso, questo album che oramai ci sono cifre discordanti, ma sembra che sia arrivata a oltre 4 milioni e mezzo di copie vendute, no? Che sono cifre che a sentirle adesso sembra, insomma, di parlare di veramente di un altro fantascienza. Mondo. Ecco, io quando l'ho terminato stavo tornando con una prova, insomma, del disco, e l'ho riascoltato insieme a un mio amico. Il disco era terminato da poco, con i messaggi, il mastering a Londra, e ho detto: ma che brutto disco ho fatto! Ma l'ho detto convinto, non l'ho detto per autocommiserazione, perché dicevo: non c'è un ritornello, ci sono milioni di parole, non è un disco che avrà un riscontro popolare, è un disco troppo altezzoso, troppo ambizioso. Quindi le ragioni uno non le conosce mai, e forse anche un bene, perché sennò si diventa un po' ammiccanti, e certe volte lo diventiamo, no? Cerchiamo poi, una volta trovata la formula del successo, di ripeterlo per poterselo garantire. Io ho lavorato però tanto, ho continuato a studiare, devo dire che ho cercato quasi sempre, se non sempre, di meritarmi questo successo che mi è arrivato dal capo e collo senza un vero motivo, e anche molto presto, perché il mio disco di affermazione, che poi è un disco per me, insomma, molto importante, che è questo Piccolo grande amore, è
arrivato nel 72, io c'ero 21 anni, quindi insomma sono diventato senza talent show, senza, così sono diventato famoso presto, insomma, in un'epoca in cui si diventava magari famosi un po' più tardi. Per il resto non lo so, penso appunto che sia stato solo un accompagnarsi, insomma, con tante persone. D'altronde un artista a un certo punto, se ha una lunga carriera, non è più solo un artista ma è anche un artigiano e un po' anche un artefice, qualcuno che cerca anche proprio il pubblico quasi di plasmarlo, cioè molte volte anche si diventa un po', si fa un po', no? Si diventa un po' paternalisti, si cerca, e certe volte in questi nuovi concerti oramai ho capito che non c'è inversione di tendenza, però ho cercato di dire fatele delle fotografie, ma fatele anche meno, perché l'emozione va colta in quel momento, no? Certe volte si fa anche il pistolotto dal palco, ma perché? Perché uno è anche un po' il maestro, no, del suo pubblico. Però credo che ognuno poi scelga, insomma, la propria emozione, la viva, a prescindere da quello che l'artista stesso fa. Probabilmente anche molti in tutta questa lunga strada, i 60 anni, alcuni si saranno allontanati, alcuni insomma hanno scelto altri artisti, peccato perché hanno fatto male. ma devo dire che, ecco, a tutti costoro, insomma al mio pubblico, posso dire che guardate che lì poteva andare meglio, ma anche molto molto, molto peggio. Claudio, sono in tanti che si stanno prenotando per le domande. A me piace questa cosa, visto che non è un'occasione solita. Allora, davanti a te Enzo Gentile, poi torniamo alla ciao. Sua. Ciao Enzo. Ciao. Due domande. Una, tu hai tante canzoni nel cassetto per nutrire questi prossimi 1000 giorni, che peraltro è una distanza lunga ma è anche breve, insomma, perché stai benone di salute, fai tante cose, quindi perché non aspettare i 60 anni di carriera, chiudere a 57, 58 anni, che è una cosa strana. Poi l'altra, che non c'entra esattamente con questo addio, ci aggiorni sulla querel con Striscia la Notizia, di cui loro, diciamo, alimentano, però da te non abbiamo notizie fresche. Allora, su Striscia la Notizia, ma io non me ne sono, devo dire, sempre poco interessato. C'è stata solo un'azione, mi sembra un anno fa, perché in maniera anche un po', diciamo, non chiara, venne pubblicata, venne fatta una pubblicazione mandata agli addetti ai lavori, ma non era firmata inizialmente da nessuno, queste notizie le so dai miei legali. Tant'è che qualcuno parlò addirittura di reato di stampa clandestina, in cui si facevano delle rassomiglianze, si faceva nota di rassomiglianze di una ventina di righe rispetto alle 20.000 che ho scritto io nella mia carriera, con poeti o presenti in qualche libro. Cose che potrebbero, allora, per la maggior parte delle volte sono assolutamente casuali, anche perché sono associazioni banali, voglio dire, di concetti e di parole. E sull'altra potrebbero esserci anche state delle citazioni, ma mi sembra talmente ininfluente tutta la vita degli artisti, dei compositori, dei romanzieri, dei grandi scrittori di musica, si nutre dell'arte. L'arte è una cosa dentro la quale ci sono un pochino tutti. Però questa cosa apparve un po' come un attacco diretto, che non è il primo che mi è stato portato dalla trasmissione, e quindi si chiese solo chiarezza su questo. Il tribunale ha affermato questa pubblicazione, e dopodiché niente, questa è la questione, è tutta qui. Io peraltro non ho, su tutte le altre ragioni, non mi sono mai sentito un competitore, nel senso che per fortuna nella mia vita ho avuto veramente tante cose a cui pensare e con le quali davvero combattere, che non ho le energie nervose, non ho interesse per tenere su nessuna bega di nessun tipo. C'era forse una prima parte della domanda? Anzi. Per il tempo. Sei pezzi nel cassetto? Sì, no, più che pezzi ho tantissimi appunti che adesso non ho neanche più il coraggio di andare a riascoltare. Avrò 2-3 mila
frasi musicali messe da parte, tanti brani incompiuti, ne ho anche, io ho scritto 350 canzoni circa, ma edite, o quasi tutte edite, poi ci sono altri pezzi, pezzettini, non ho idea. Io penso di che tutto sommato sarà anche la mia censura cercare di chiudere in uno stretto numero di brani quello che sarà, diciamo, la mia prossima produzione musicale. Quindi non mi preoccupo, insomma, nel senso, spero veramente di far meno ma di far bene. Paola Gallo, alla tua sinistra, Claudio. Ciao Claudio Glob. No, nel senso, ci hai spiazzato. Oltretutto, gran coraggio, visto anche la fortuna di questo tour e le date sold out, eccetera, eccetera. Per cui voglio dire complimenti per il coraggio. Mi ha anticipato Paolo, io volevo sapere se in questi progetti appunto c'era anche un disco e se comunque continuerai a scrivere, nel senso, anche Fossati quando si ritirò, però. Io questo non lo so, indubbiamente, ecco, il congedo qui di annunciarvi, del quale vi dicevo, è un congedo per la mia esperienza dal vivo, diciamo, per tipo di rappresentazioni, perché mi sembra di essere arrivato alle mie possibilità, insomma, anche attraverso i prossimi progetti nei quali spero di migliorarmi, ma insomma, però so che questo sarà, insomma, sono un po' i punti in cui riuscirò a esprimermi al meglio di quello che posso fare. Ti raccontavo di mio padre, che diceva sempre questa cosa, anche lui ammirava i pugili che si ritiravano in tempo, quando appunto erano vincenti, insomma, e non diventavano una parodia di loro stessi, insomma, con un finale, con un Sunset Boulevard, con un viale del tramonto da percorrere. Allora, sullo scrivere non so, molto probabilmente io potrei anche continuare a scrivere, ma non credo che scriverò più canzoni, scriverò magari qualcos'altro, e non perché io rinneghi la forma della canzone, perché per tanti versi me e i canzonettisti siamo, sicuramente facciamo un'arte tascabile, è più una musica da fanteria, ma è anche difficilissima. Certe volte i grandi compositori, i grandi poeti, quando li metti alla prova e cerchi che dai a loro la possibilità di scrivere una canzone, non ci riescono, perché questi maledetti 3-4 minuti richiedono un'incredibile capacità di sintesi, un'invenzione, sono come pietre dure, sono come stelle fisse, cioè veramente sono rare le grandi canzoni. Noi spesso diamo questa patente di grandi canzoni anche a delle brutte canzoni, solo perché ci ricordano, che ne so, la nostra vita, siamo abituati, fanno parte di un del tessuto di un paese, ma le grandissime canzoni non sono poi nemmeno così tante. Questo non accade in tutte le forme artistiche. Quindi probabilmente scriverò qualcosa, ma non sarà più quello che ho scritto fino adesso. Ma un disco in questi mille giorni? Un disco? Un disco? Un disco in questi mille giorni? Sì, sicuramente sì. Allora, Andrea Lafranchi, sempre sulla sinistra, Claudio. Ciao Claudio. Anzitutto, vabbè, dicevi tu prima di cogliere l'emozione del momento, grazie per averci fatto cogliere questa tua emozione in questo momento, perché si vede e passa. È vero. Piuttosto che vederla attraverso un post, un video o un comunicato. Un po' sì, perché io mentre parlo, a tutti i momenti c'è un altro dentro di me fa: ma sei convinto? Ma sei proprio convinto? Ma che, davvero? Per cui io, ho capito, anche per convincermi sto prendendo questo impegno. Pubblicamente non puoi dire che hanno hackerato l'account. Esatto. Senti, volevo chiederti se hai già immaginato il momento dell'ultima luce spenta oppure di quella accesa del primo giorno dopo. Bella, bravo. Ma è un po' la condizione, anche se chiaramente finché non si decreta proprio, ecco, la calata del sipario, l'ultima, quella definitiva, è una condizione che si comincia a vivere già nelle carriere lunghe, già verso poco dopo le affermazioni, perché allora, quando non hai successo pensi che il successo non arriverà mai, però comunque continui a lavorare per quello. Quando a me è arrivato, ho detto, oddio, è arrivato, ma tanto durerà poco, e invece poi alla fine è durato. Però ogni volta che si smette, alla fine, per esempio, di lunghi giri, di concerti, io ne ho fatti di lunghissimi, l'ultimo che ho fatto da solo nei teatri sono stati 156 concerti in 400 giorni, e ero veramente io sempre, cioè non c'erano neanche intelligenza artificiale o
o non so, insomma, per qualche sostituto. Quando si spegne la luce si ha sempre l'idea di non essere più utili a niente. Probabilmente gli artisti sono sempre inutili, però nel momento in cui li metti sul palco hanno una funzione, finalmente hanno un ruolo, perché possono trascinare, possono coinvolgere, possono meritatamente o immeritatamente mantenere questo senso del mito, del sogno, insomma, voglio dire, a qualcosa sul palco servono, sotto il palco non servono a niente, tant'è che a mio parere il segno della disperazione dei nostri giorni è che l'avvento dei social doveva servire a tutte le persone che non avevano la luce, la notorietà, e non a quelli che già ce l'hanno, che invece sono riusciti a occupare anche tutto quello spazio, insomma. E noi siamo andati finiti a raccontare tutto quello che di triste, di uguale a tutti quegli altri esseri umani ci accade nella vita. E non si capisce perché questo dietro le quinte, che se fosse bello lo metteremmo davanti alle quinte, eppure probabilmente in una forma veramente disperata, ci voglio essere anche in questo, i noti, i politici, gli sportivi, tutti hanno invaso loro stessi quello spazio che doveva essere lasciato solo ai cosiddetti personaggi comuni, che finalmente avrebbero avuto il riscatto della loro vita, no? Rispetto ai fanti, rispetto ai santi. E allora ci si sente, come dicevo, come qualcuno che sa fare qualcosa è valido solamente perché si accende appunto una luce, perché magari sul palco riesce a fare cose che nella vita non riusciresti a fare, ti togli certe inibizioni. Io oramai faccio quasi più sul palco più il ballerino che il cantante, perché è una mia ambizione e perché ho, insomma, non ve lo posso far vedere perché ho lo stivaletto, ma ho il collo del piede più espanso di quello di Roberto Bolle. Io non ho, ma ve lo giuro, adesso dopo magari con la telecamera spenta lo farò, ma c'ho un collo del piede che poteva permettermi una carriera pazzesca. Però ecco, quindi come mi sentirò non lo so, è un'emozione anche questa, siccome però ci arriverò man mano, cioè non è un conto alla rovescia ma è un canto alla rovescia, quindi probabilmente insomma ci arriverò e sarà un passaggio indolore. Bene, Andrea Spinelli, che davanti a te, Claudio, sulla sinistra. Ciao Andrea. Volevo chiederti una cosa, questa esigenza, questa cosa che ci stai raccontando ora, quando il tarlo ha cominciato a roderti, diciamo così, se c'è stata un'incidenza della pandemia, quindi di quello stop, e se hanno inciso i tantissimi concerti che hai fatto nell'ultimo anno e mezzo, cioè della serie ci hai pensato bene, ecco, questa è la cosa. Sì, no, ci ho pensato bene, ma un po' per come diceva anche Enzo, cioè voglio dire, comunque è un tempo abbastanza è un tempo abbastanza lungo per sviluppare ancora e per togliermi alcune curiosità, diciamo la verità, insomma. Adesso non è più importante avere successo in tutte le cose da molti anni, si cerca di farle solo al meglio, si cerca, qualcuno dice che uno scrive sempre più o meno la stessa roba, però cerca di migliorarla, di perfezionarla. In questo concerto gli arrangiamenti che facciamo non è che sono stati inventati adesso, alcune canzoni sono rimaste come nella versione originale, altre sono frutto di 20-25 anni di piccoli correttivi. E guardate che vi sto appunto parlando di quest'arte, come dicevo, come un'arte tascabile, cioè non pretendo di farla arrivare ad altre forme di espressione, ma credo che ci sia un momento in cui capisci che quello è da fissare, finalmente, capito, non deve avere più movimento. E allora non ci ho pensato molto, dicevo prima, forse non ho finito di rispondere, che le prove del gran finale in una lunga carriera si cominciano a fare molto presto, ogni tanto, anche perché uno pensa che magari potrebbe avere un incidente, potrebbe non esserci più, insomma, comunque si comincia a ragionare piano piano a come lasciare una bella impronta. Qualcuno si costruisce una piramide, altri insomma fanno delle cose un pochino più spicce, più piccole, però
però ecco, io più che pensare al gran finale, appunto, siccome credo che sia già questo il finale, ecco, è veramente quel giro della vittoria, insomma, abbiamo gli anglosassoni, perché lo vorrei fare anche meno affannato, insomma, quindi questo credo che sia la cosa che mi ha animato e sulla quale, vabbè, fino all'altro ieri ero detto lo faccio, poi ho voluto vedere appunto come nostro sconcerto questo qui, nostro a tutto cuore, dico nostro perché siamo un centinaio di persone sul palco e altrettante intorno al palco, quindi volevo vedere come stava e se da qui poteva cominciare il giro d'onore. Perfetto, siamo alle ultime quattro domande, una lì, tre di qua, Luigi Santarelli e poi ci spostiamo a questo lato. Grazie, dai, sulla sinistra. Buonasera. Io credo forse che lo stupore sia nato anche dal fatto che ci sono tanti suoi colleghi che giustamente vanno avanti veramente per tanto, iniziando molto giovani come lei e finiscono veramente molto vecchi, perché si spreme il cantante finché si può, ma è giusto così, perché c'è l'arte, c'è la musica, ma ci sono anche persone che ci lavorano dietro. È perché non voleva diventare come qualcuno di loro e quindi mi dà ragione che ne esistono, quindi la parodia di loro stessi, come dicevo, oppure perché semplicemente si può dire si è stancato dopo un po', perché c'è l'arte, vero, c'è la musica, però 150 concerti in 4 giorni, in 400 giorni sono tanti, non potersi mai prendere una febbre, doversi coprire la gola in continuazione, non credo sia irrispettoso dire che ci si è stancati nei confronti del pubblico, ma forse è molto umano dirlo, o no? Grazie. Grazie. Vabbè, non pretendo che venga considerato un lavoro usurante, perché sarebbe una bestemmia. Cioè, i lavori difficili e usuranti sono sicuramente altri, poi questo potrebbe anche essere il più faticoso dei lavori, però voglio dire, poi la paga è molto, molto interessante. E uno, credo, insomma, rispetto al resto degli stipendi italiani che sembra non siano cresciuti, i nostri, lo devo dire che non sono diminuiti, anzi in qualche caso sono appunto aumentati. E poi, a dirla tutta, vi confesso che quello che ho fatto è sempre meglio che lavorare, ecco, quindi a me è andata bene. No, io temo l'effetto della delusione, cioè io temo in effetti il fatto che arriva il giorno in cui si diventa appunto un po' macchiette e si cerca di non invecchiare più, se le manipolazioni sulle fotografie diventano, bisogna chiamare non so chi per restaurare e per non violare questa immagine, no? Che comunque deve essere da semidio, insomma, adesso io penso che comunque questo rapporto non sia mai cambiato. In tutto questo non c'è niente di presuntuoso, cioè anche il semidio, anche il dio pagano serviva a qualcosa, insomma, anche lui veniva strumentalizzato. Quindi io, ecco, a quello non voglio arrivare, ma poi insomma più che altro ho bisogno anche di mettere in una cornice le cose che farò, e ho pensato che questa fosse la cornice giusta, perché sennò tutte le volte finisci qualcosa e poi non sai ma perché riprendo così, per questo, per quest'altro. Quindi è anche un organizzare questo ultimo giro, questa ultima corsa, cioè l'impresa questa volta è più pensata, è più studiata. Torniamo qua, in prima fila Silvia Tironi. Ciao Claudio, io vorrei tornare al presente e quindi a tutto cuore. Il tour e anche lo speciale che ci sarà il 14 di febbraio, quindi giorno di San Valentino, su Rai 1. Ci vuoi parlare un po' di questo tour di adesso e anche della serata su Rai 1? Sì, il tour appunto, sapete, è cominciato ieri, oggi prosegue e finisce a Roma il 26, mi sembra, di febbraio. Nel frattempo noi abbiamo questa opera show, l'ho definita, perché in effetti è uno spettacolo congegnato però con un filo rosso e con un tema interno narrativo. Non è uno speciale, ma è proprio il concerto, insomma, è questo concerto integrale che verrà trasmesso da Rai 1. Ma quando l'ho annunciato, le motivazioni principali erano appunto arrivare a un progetto finale, conclusivo dei tanti concerti che avevo fatto negli spazi al chiuso, nei grandi spazi al chiuso, ognuno dei quali, specialmente dagli anni 80 in poi, ha avuto o uno specifico, insomma sono tutti molto connotati o da condizioni
condizioni di illuminotecnica, di uso, di posizionamenti, di uso e posizionamento del palco, l'invenzione del non palco che cominciò proprio qui dal Forum di Assago, quindi usare tutto il parterre come zona spettacolare, zona scenica, e il pubblico, tutto la messa al centro del palcoscenico stesso, cosa non adesso un pochino più praticata, ma insomma comunque specialmente anni fa non era assolutamente percorsa. Lo fecero una volta gli Stones e poi rinunciarono, perché comunque bisogna pensare in tutt'altro modo. Prince, mi ricordo, con risultati interessanti di una cosa in Olanda, ma poi anche quello non fu portato a lungo in giro. Questa è, vi dico, la sommatoria, diciamo, un po' di tutte queste esperienze, attraverso anche la collaborazione con Giuliano Peparini, con il quale sto lavorando da un po' di anni. Abbiamo appunto deciso che questa fosse l'opera integrale, un po' seguendo anche qui, un po' forse ambiziosamente, l'idea di Wagner, che appunto ancora con la musica sinfonica pensava però che la musica sinfonica potesse contaminarsi con altre discipline artistiche, comprese il circo addirittura, e anche la visione degli spazi, un po' come disegnava Walter Gropius, un architetto che appunto pensava al teatro totale. Ora, queste sono le ispirazioni. Poi lo spettacolo in effetti è popolare, è antologico, perché attraverso le mie canzoni io racconto anche qui, guarda caso, avendo oramai insomma una certa età e una storia lunga, però racconto la mia vicenda musicale e questo spazio-tempo che si muovono avanti e indietro, a destra e a sinistra, continuamente, un po' come forse il miracolo della musica, e quindi anche della musica pop, della musica leggera. Io l'ho definito l'opera migliore, no, se vogliamo, ma è perché è l'ultima in Doro, al chiuso, mettiamo così, oppure perché ha qualcosa di speciale, c'ha tutto il tuo cuore davvero? È la più completa, e quindi in questo caso, io non credo di, appunto, non c'è mai limite alla provvidenza, ma in questo caso il limite lo metto io, e quindi sarà l'ultima negli spazi chiusi. 14 febbraio su Rai 1, Claudio, era l'altra domanda. Sì, beh, praticamente su Rai 1 c'è il concerto per intero con quello che sono, insomma, con quello che è stato il battesimo nei 6 eventi allo stadio del Foro Italico. E mi piace l'idea di tornare su Rai 1, perché l'ultimo che ho fatto era al centro ed ebbe un grandissimo riscontro anche dal punto di vista dell'ascolto, come del resto mi sembra di poter ricordare, ma a questo punto, essendo appunto tanto dichiarato che posso anche esibire qualche altra medaglia, mi ricordo la prima volta nello Stadio Olimpico di Roma intero, ancora tra l'altro un record di paganti per tutti i tipi di manifestazioni, compreso il calcio, insomma, chiaramente, quindi con oltre 86.000 paganti, mi sembra 86.121 paganti, e chiaramente siccome a Roma si danno anche molti biglietti omaggio, forse ci saranno state anche 90.000 persone. Però quello fu un concerto, sempre trasmesso da Rai, che fece oltre 10 milioni di telespettatori, quindi insomma adesso forse non sono più quei tempi, però mi fa piacere ritornare con un concerto all'interno della televisione. E a proposito di questa prima ultima volta nelle grandi arene indoor di A Tutto Cuore, che sono 25 date, iniziato l'altro ieri da Pesaro, Milano saranno 5 tappe a partire da stasera, e poi domani, poi lunedì, poi il 5-6 febbraio, comunichiamo oggi la quinta data a Roma, quindi per par condicio 5 a Milano, 5 a Roma, sono 25 date complessive tra gennaio e febbraio. Ultime due domande, Gabriella Mancini e sì, poi Monica Landro, e andiamo a chiudere. Ciao, grazie. Claudio, veramente ci hai emozionati. Innanzitutto, come ti senti adesso che ce l'hai detto, che l'hai reso ufficiale, non puoi più tornare indietro, insomma, tu emotivamente, perché psicologicamente insomma non deve essere stato semplice. E poi una cosa, tu sei sempre in gara con te stesso, lo sei sempre stato, forse lo sei anche adesso, e poi insomma un po' come ti sei mantenuto in forma in tutti questi anni.
Perché sei una domanda di settore. Esatto, ho pensato anch'io. Immagini sempre così. È vero. Se c'è qualcuno di cucina, io poi dico anche. È corretto, però. Ripeto, è una scelta, insomma, se ne possono fare tante. Certe volte si dà l'addio quando è finito veramente tutto, certe altre volte lo si dà e poi lo si rimangia, insomma. Sì. Abbiamo visto un po' di tutto, oppure si approfitta magari di qualche fatto particolare. Io purtroppo, non facendo parte di un gruppo, non potrò neanche fare una reunion con chi mi riunisco. Quindi sì, no, però vi dico, guardate, un po' mi sento adesso piano piano, mi sento anche di essermi liberato un po' di questo fatto, sì, no, lo dico, lo è parziale, totale, quindi mi fa piacere già pensare, io stasera già salirò sul palco con un altro tipo di emozione, cioè anche un po' più solenne. Abbiamo bisogno di sentirci solenni, perché se buttiamo a pacca tutto quanto. Insomma, quando sali su un palco e c'hai tante persone intorno, o anche poche, insomma, che sono venute per te, e comunque hanno scelto, no? Perché potevano stare comodamente a casa, non avrebbero speso soldi, non avrebbero incontrato difficoltà. E allora la responsabilità uno ce l'ha sul palco. E per tenersela tutta devi essere meticoloso, devi pretendere che anche certi spazi che non sono stati costruiti per essere veramente dei teatri lo siano, che i teatri siano mantenuti nel modo migliore, che la visibilità e la visuale e il suono siano i più giusti, anche perché i biglietti comunque non sono tenerissimi dal punto di vista, voglio dire, del costo. E quindi ecco, quello è cercare in tutti i modi anche di fare dei concerti che siano a misura di quel posto. Perché io tante volte, altre volte, qualche volta uno o due ho sbagliato anch'io, ho visto delle cose fatte male, cioè che dove non c'era considerazione dell'ambiente e quindi poca considerazione rispetto anche del pubblico stesso, che in quel momento è assolutamente protagonista e deve essere messo nella condizione migliore, se no è meglio fare delle cose con meno gente, posizionando i palchi in un altro modo, cioè non si può tirare per il collo troppo a questa condizione. Allora, e lo stesso modo voglio dire, cercare di prepararsi anche fisicamente. Io faccio un concerto così, insomma, non tanto breve, perché almeno 3 ore dura, molto dinamico, lo faccio quasi tutto in piedi, i musicisti che ormai sono anziani sono invece tutti seduti, anzi qualcuno purtroppo piano piano, uno sta a riposo, uno proprio in una casa di riposo, perché piano piano quindi bisogna prepararsi. Io mi sono preparato, insomma, durante l'estate moto parecchio, ma ogni giorno ho un ottimo preparatore che cerca di mantenermi su, insomma, anche perché comunque già cantare per Torone non è semplice, ma poi muovendomi anche in mezzo a delle persone che lo sanno fare meglio di me, cerco proprio di non sfigurare completamente. Ti senti un po' come Totti che fa l'ultimo giro di campo, per concludere, visto che hai tirato fuori tu la domanda un po'? Sì, non lo so, non gli ho mai chiesto, pur conoscendolo, non ho mai chiesto come si sia sentito veramente. Mi ricordo solo che nel documento che fece forse in Fascelli, proprio su Totti, c'è proprio la canzone che mette su Totti, che sta buttato giù triste come un poveretto prima di entrare nella grande arena dove poi l'avrebbero applaudito tutti e sarebbero tutti stati testimoni del gran finale, gli mette la mia canzone solo, che è una specie di pensiero musicale del capitano giallorosso. Bene, chiudiamo questo bellissimo e importantissimo incontro con una domanda di Monica Landro. Ciao Monica. Ciao. Senti, è molto emozionante sapere che stai raccontando un congedo, perché significa che fra 1000 giorni ci sarà comunque un nuovo progetto musicale, ma fra 1000 giorni poi noi ci dovremmo fermare a quello che tu ci hai regalato in questi 60 anni e fondamentalmente fare un podio definitivo di quello che è stata la tua carriera e delle tue canzoni. Allora, ognuno di noi ovviamente avrà il proprio personale, però vorrei sapere di tutto quello che tu hai prodotto, qual è il tuo personale podio delle tue canzoni?
Io questo dovrei pensarci un po', chiedere l'aiuto da casa, non so. Allora, non lo so esattamente, perché veramente sono tante, poi insomma, poi farei una classifica un po' chic, io cercherei sempre di andare a cercare quel brano che magari è un po' meno popolare, perché comunque l'autore deve premiare anche le cose sue meno appariscenti, ma allora io penso che ci sia una canzone che però è un motivo conduttore, è un sottotitolo di quello che ho fatto fino ad oggi, che sto facendo e che farò ancora appunto per un po' di giorni, che è Strada Facendo, perché credo che sia la canzone del nostro andare, e forse proprio in questo gerundio mi auguro, insomma, che il giorno in cui finirà non finirà. Bene, grazie a tutti, penso che più che applaudire, grazie.